Nell'aula consigliare del comune di Mascali, il sindaco Luigi Messina, i sindaci e rappresentanti dei comuni che fanno parte del consorzio di depurazione liquami di Mascali, il suo presidente Giuseppe Marletti e l'associazione Lidi Fondachello B hanno incontrato l'onorevole Marco Forzese, vicepresidente della Commissione regionale Territorio e Ambiente, per affrontare e prevenire prima della prossima stagione estiva i problemi di inquinamento del mare della costa ionica. I sindaci del consorzio di depurazione hanno esposto i problemi del depuratore di Sant'Anna, chiesto degli interventi forti e risolutivi da parte della regione, come il potenziamento degli impianti di depurazione, maggiori controlli e sanzioni a chi scarica indiscriminatamente per ridare nuova immagine ai comuni della fascia ionica, che quest'anno sono stati fortemente penalizzati. È stata una spettacolare iniziativa voluta dal sindaco Luigi Messina, condivisa di altri sindaci come l'amico di Calatabiano, Riposto e Fiume Freddo, dove abbiamo toccato punti strategici che sono legati agli obiettivi comuni del territorio. Una sintesi molto bella. Di fatto i punti cardini sono che a giorni incontreranno il ministro Galletti, successivamente saranno auditi dalla quarta commissione, come terzo punto ci sarà praticamente la vicenda legata all'Alcantara, come da mia interrogazione già presentata nell'ottobre 2016, e certamente ritengo che ci sarà un modo come riuscire a coinvolgere l'intera classe politica, mi riferisco ai deputati regionali, perché in una delle sale più belle del Palazzo dei Normanni verrà fatto un convegno laddove singolarmente sia le forze istituzionali che utenti potranno partecipare e capire quali sono le priorità in questa vicenda che sicuramente crea un danno sia sotto l'aspetto psicologico per quello che concerne l'inquinamento, sia per quello che concerne il settore turistico e sicuramente anche per quello che riguarda gli addetti ai lavori che non trovano in questi ultimi mesi, ultimi anni, un obiettivo che è quello di rilanciare il proprio territorio. Ecco perché ritengo che quest'oggi è stato fatto un incontro determinante per fare una scaletta di iniziative utili ai raggiungimenti che sono legati alle richieste dei sindaci.